Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Come state? Spero che vada tutto bene. Come avete potuto notare, c'è qua un pacchettino. In realtà ne è un altro, ma lo terrò per un prossimo video. Ho comprato questo pacchettino, ovviamente. Che cosa sarà? Un mazzo di carte, ovviamente. L'ho preso da Aras Playing Card, ovviamente. Trovate il link in descrizione. Vedono un sacco di mazzi rarissimi, quindi mi raccomando, dateci un'occhiata. Io ho preso questo mazzo qua, in realtà questi due mazzi qua, ma oggi apriremo solo uno di questi due mazzi qua. E vi dico che sono dei mazzi piuttosto rarini, ecco, diciamo così. Quindi quest'oggi, come avete appena capito, come vi ho appena detto, andrò a fare l'unboxing di questo pacchettino e di quello che c'è al suo interno. Però vi ricordo sempre, prima di incominciare, che vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale, mi raccomando, iscrivetevi, che ci sono un sacco di cose davvero interessantissime su questo canale, e soprattutto arriveranno un sacco di contenuti assurdi. Quindi mi raccomando, se non siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi. Niente, io sono super... non vedo l'ora di aprire questo pacco. Aspettate che lo apro, così, perfetto, aperto, e tiriamo fuori il contenuto. Ma prima di tutto vediamo quello che c'è. Ah, c'è scritto qua: divertiti con i tuoi nuovi mazzi e buona fortuna con la magia. Grazie, Mago Gago. Grazie mille a voi, Aras Playing Card. Questa me la tengo e adesso arriva il pezzo forte, ragazzi. Non vedo l'ora, lo sto tirando fuori. Sono sbalordito. Sono ancora dentro la plastichina, io la aprirei. Bene. Ah no, c'è ancora scotch, meno male che lo mettono, così almeno si proteggono bene questi pezzi d'oro, senza rovinare il mazzo. Bene. Avete capito di che carte sto parlando? Ragazzi, loro, le Anyone, sono stupefatto, sono stupito. Io le aprirei con molta cautela e calma, perché sono curiosissimo, ragazzi, di sentire la qualità, come sono e tutto, perché sono davvero un mazzo rarissimo e fortunatamente le ho trovate. Come non aprire un mazzo di carte. Ok, tolta la plastichina, io direi di aprirle. Apro per la prima volta delle Anyone. La scatolina si presenta in questo modo qua, molto molto carina. Sulla linguetta c'è, riprende la scatolina in poche parole, e riprenderà anche il dorso del mazzo. Tiriamo fuori questo gioiello. Ulala, difficili da commentare queste carte. Sono in questo modo, si presentano in questo modo qua, quindi riprendono in poche parole la scatolina. E la qualità è difficile da commentare, cioè è difficile da spiegarvi. Aspettate un attimo che vi faccio un paragone. Ai ai ai, ragazzi, quasi quasi superano le papiglio. Non so che cosa dire, ragazzi. Davvero non so che cosa dire su queste carte. Oltre che a essere rare, sono splendide. Guardate che come il Joker, così è il Joker con un 20. Ovviamente tutti e due Joker. L'asso di picche è un bell'asso. Si presenta in questo modo qua. Le carte sono strane, ci sono i numeri che sono un po' diversi, che mi piacciono un sacco, ragazzi. Sono tutti così, vediamo un po' ma di che cosa parliamo? Ma di che cosa stiamo parlando? Ma di che cosa stiamo parlando? I semi sono standard, comunque, anziché il seme sotto il numero, mi sembra un po' più piccolo.
E queste sono le figure, ragazzi, le figure. Di che cosa stiamo parlando? Ma di che cosa stiamo parlando? Con questo stile tipo pittura buttata lì. Mamma mia, ragazzi. Non ho parole. Non ho parole. Vediamo un po' le altre. Mamma. Ragazzi, ma sono ufficialmente le mie carte preferite. Sono bellissime. Guardate. No. Ma non è possibile. Guardate che belle che sono le figure. Sono troppo belle, ragazzi. Ma guardate un po'. Mamma mia. Che belle che sono. Poi ci sono anche queste due carte qua aggiuntive. Anyone. Ah, che bella anche questa. Guardate che bella che è. Ragazzi, non ho parole. Non so che cosa dirvi su queste carte. L'unica cosa che vi posso dire è che sono delle carte stupende. Rare. Molto rare. Fortunatamente ce le ho. È una qualità assurda. Raga, ve le straconsiglio. Anche se non so se riuscirete a trovarle. Non ho parole. Ragazzi, davvero, non sto scherzando, Che belle che sono. È ufficialmente il mio mazzo preferito. Via queste. Cosa sono quelle lì? Questo video qua sarà un video in silenzio. Guardate che belle che sono. Qualità, fa paura. Ragazzi, queste carte fanno paura. Davvero ringrazio tantissimo Aras Playing Card che mi abbia tenuto da parte queste carte, l'ultima copia che avevano. Ragazzi, le richiudo, le rimetto dentro la scatolina. E queste carte, non ho parole, ragazzi. Sono strafelice di questo acquisto, proprio soddisfatissimo. Una roba assurda. Se avete l'occasione di comprarle, ragazzi, compratele, che sono davvero un gioiello. Sembra di avere dell'oro in mano, in poche parole. Davvero complimenti ad Aras Playing Card che aveva queste carte nello store. Link in descrizione, Aras Playing Card, dateci un occhio che potete trovare queste cose qua. E quindi ufficialmente sono le mie carte preferite, ragazzi. Aras Playing Card vende queste cose. Davvero, sono davvero stupito. Complimenti, bravi Aras Playing Card. Ripeto, link in descrizione, per favore andateci. E niente, siamo giunti alla fine del video, della recensione, oddio, perché poi era un video abbastanza silenzioso perché ero davvero sbalordito di ste carte. E niente, io spero che questo mazzo vi sia piaciuto, a me è piaciuto un sacco, ragazzi. E niente, se vi è piaciuto il video, se vi è piaciuto anche il mazzo, ovviamente lasciate un bel mi piace. Commentate dicendo quello che ne pensate del mazzo, dite la vostra opinione, se magari ce l'avete già questo mazzo qua. Dite ovviamente quello che volete anche riguardo al video, se avete domande, se avete qualunque cosa, potete dire qualunque cosa, chiedetemi qualunque cosa se avete domande, chiarimenti sul video, quello che volete. E niente, io dopo questo mazzo non ho nient'altro da dire e noi ci vediamo come al solito con un prossimo video. Ciao!